Se Sabrina Freda vuole dire un'ultima battuta su Sì. questa cosa qua, visto che... Allora, io dico che Poi andiamo al tema l'Europa deve successivo. sicuramente riuscire a dare delle risposte ai problemi, dico, sui temi ambientali, noi abbiamo bisogno di risorse. Il paese però deve riuscire a prendere queste risorse e a destinarle là dove servono. Il tema che si affrontava, che spesso i fondi poi vengono dirottati lì dove ci sono gli amici, è un tema tutto italiano ed è reale. Io non credo che la soluzione sia fare degli uffici europei in Italia, perché noi dobbiamo essere in grado di autodeterminarci e di avanzare tanto da essere a livelli D'accordo. accettabili, ecco, su tutti i fronti. Però è un tema che esiste. Andiamo oltre, c'è un altro tema che su cui volevamo chiedervi un intervento, cioè il rapporto tra le identità nazionali, diciamo così, no? Le identità dei territori e l'Europa intesa come Unione Europea. Fino a che punto, qual è il punto di equilibrio che si deve raggiungere? Perché anche su questo ci sono punti di vista molto differenti. C'è chi dice più Italia in Europa, meno Europa in Italia. C'è chi dice Europa non delle banche ma dei popoli. C'è chi dice invece andiamo all'Europa, diciamo, tout court perché vogliamo completare quel sogno europeo del dopoguerra. Ecco, su questo qual è il punto di equilibrio? C'è un punto di equilibrio secondo voi che va raggiunto? Partiamo da Sabrina Freda? Sì, sicuramente c'è un punto di equilibrio che deve essere raggiunto. Noi abbiamo iniziato questa campagna con lo slogan europei non tedeschi, per dire che chiaramente non abbiamo nulla contro i tedeschi, però vorremmo portare in Europa i problemi dell'Italia, non essere la soluzione per i problemi della Germania. Diciamo che il tema di riuscire a fare dell'Unione Europea l'Unione dei Popoli è sicuramente un obiettivo centrale. Questo non vuol dire perdere la propria identità. Io non riesco neanche a capire come si possa pensare di perderla, a dire la verità. Significa semplicemente avere un'identità coerente. Quindi se noi abbiamo un progetto di sviluppo per l'Italia, se noi siamo in grado di prefigurare il futuro dell'Italia, del nostro paese, dobbiamo essere in grado di portare questo progetto in Europa e chiedere che questo progetto insieme agli altri paesi possa diventare realtà. È questo che dobbiamo fare senza perderci in delle discussioni che sono molto da campagna elettorale, che vanno a difendere l'identità, tranne poi svendere il paese, impoverirlo sfruttando i fondi che arrivano non per aiutare il paese stesso, ma per farne beneficio poi appunto agli amici, agli affini, eccetera. Fabio Filippi, Forza Italia, il rapporto tra identità nazionali ed Europa, quale deve essere? Noi abbiamo uno slogan che è ufficiale, è quello di Forza Italia, dove dice più Italia in Europa e meno Europa in Italia. Quindi questa è la nostra politica. L'Italia deve contare di più. E giustamente qualcuno aveva sottolineato che gli attuali deputati sono stati silenti, una volta eletti sono spariti, occorre quindi mandare in Europa una nuova classe dirigente che sia in grado di fare veramente gli interessi dell'Italia. Non come ha fatto ad esempio, purtroppo che non era in Europa, ma è stato voluto dall'Europa, l'ex presidente del Consiglio Monti, che ha messo sulla testa degli italiani un debito di 60-70 miliardi di euro firmando il fiscal compact, che vuol dire che noi italiani tutti gli anni dovremmo pagare un'ulteriore tassa per l'Europa di circa 60 miliardi. Spiego cos'è il fiscal compact. È un trattato che ha firmato Monti e che noi vogliamo abbandonare, dove si impegna l'Italia a ridurre il debito pubblico dal 130% attuale al 60% in 20 anni. Vuol dire che ogni anno il 3% del PIL deve essere messo per pagare questo debito. E già oggi spendiamo 800 miliardi di euro per mantenere lo Stato, cioè se lei divide 800 miliardi diviso 60 milioni di cittadini, ogni cittadino deve pagare 12.500 euro di tasse. I cittadini che lavorano sono uno su tre, vuol dire che sono 30.000 euro a cranio per ogni lavoratore. Questo sistema In non realtà può. ci sono conti diversi, come lei sa,
Filippi, nel senso che in realtà ci sono economisti che sostengono che in base al ciclo economico vanno calcolati i soldi, diciamo, che annualmente lasciamo perdere gli economisti, perché più questi economisti, e abbiamo visto Monti, più sono economisti più fanno dei danni. L'economia è quella del buon padre di famiglia ed è quella del buon senso. I conti devono tornare, ma con il buon senso, non con le grandi regole che alla fine vengono fatte solo e soltanto per fregare i cittadini. Più Europa, meno Europa, più Italia, meno Italia. L'Europa è una minaccia per le identità nazionali? No, sicuramente no, anzi è un arricchimento. Cioè, bisogna confrontarsi con tutte le altre popolazioni. Ad esempio, una cosa che viene utilizzata pochissimo sono i famosi JECT, questi enti sovra-regionali di cooperazione, che non vengono utilizzati o vengono utilizzati solo come marketing. Insomma, mi viene da pensare, adesso non conosco bene le vostre zone, però le ho frequentate quando ero più giovane, per rilanciare il turismo anche a livello proprio regionale si potrebbe pensare a un ente di questo tipo di cooperazione internazionale che prendesse tutte le Riviera Romagnola, Veneta e anche la Slovenia per fare proprio co-marketing assieme, oppure il Trentino e il Bellunese sono delle regioni che sono uguali dal punto di vista geomorfologico e anche di cultura, e anche lì ci sono dei progetti transnazionali europei, insomma, sì, però, a cui anche la regione Emilia-Romagna e anche i nostri territori appartengono, però, mi sembra, in collaborazione con c'è la macroregione adriatica, io conosco questi anche vostri, per dire no, il nostro Trentino, che è sempre il Trentino più bello, più bravo, non servono a nulla, sono solo marketing. Cioè, anche i funzionari stessi non sanno cosa devono fare. Invece si potrebbero fare politiche anche oltre che il turismo, dei fin da giovani, alla cosa di le lingue. Cioè, non possiamo pensare di essere in Europa e non sapere le lingue. Cioè, questo è inaccettabile. E poi anche a livello universitario gli scambi, dovrebbero essere obbligatori gli scambi tra studenti che possono anche avere doppia laurea che valga direttamente in Europa. Cioè, per noi in Trentino, adesso non so qua da voi, in Trentino c'è la possibilità di fare la doppia laurea in Trento, Bolzano e Innsbruck in Germania. E questo dovrebbe essere. Ci sono alcune lauree a doppio titolo. Sì, questo però dovrebbe essere spingere proprio da questo punto di vista. Ecco, a sentire un po' gli interventi si ha l'impressione, insomma, che l'Europa rimanga un po' anche misteriosa come entità alla fine, nonostante ce l'abbiamo da tutto il dopoguerra, insomma. Ecco, dal suo punto di vista, di un movimento politico che si dice scelta europea, questo rapporto tra identità nazionali e Europa intesa come grande organismo, come grande sovrastruttura, quale deve essere? Allora, guardi, da una parte è vero che bisogna incentivare quel fatto di creare, come si diceva prima, una cultura europea, quindi con le lingue, aumentando gli scambi, come ha già fatto l'Europa attraverso il progetto Erasmus, ed estendendolo magari non solo e non più solo agli studenti, ma anche agli lavoratori, agli imprenditori, ad altre categorie di persone che possono usufruire di questo tipo di programma. Però a livello proprio istituzionale, programmatico di governo, tra il rapporto tra l'identità nazionali e l'Unione Europea. E io sono fiero di far parte di Scelta Europea, che ha all'interno delle varie liste che compongono il movimento anche il Partito Federalista Europeo, che è l'unico partito a livello europeo che si batte per un'Europa federale, e noi l'abbiamo inserito all'interno del nostro programma, l'idea di arrivare a un'Europa dove responsabilità e autonomie siano davvero di tipo federale, dove oggi possono essere a livello di Stato, ma domani possono essere a livello di regioni e di macroregione, come si parlava prima della macroregione adriatica, e quindi l'idea che ci sia dei governi a livello appunto macro regionale che incidano e che siano dentro però l'Europa. Mi lasci dire che a livello di come costruire questa cosa, noi come Scelta Europea il 20 di maggio abbiamo invitato a Padova, assieme al nostro leader Guy Verhofstadt, il ministro dell'economia catalano, per appunto spiegare ai cittadini come si può costruire questo processo di integrazione da una parte e federalismo dall'altro, che possa apportare a valorizzare le identità locali e nazionali e dall'altra integrarsi sempre di più verso un'Europa che sia federale e verso quegli Stati Uniti d'Europa che tanto ambiamo. Questo naturalmente perché la Catalogna è una regione delle regioni autonome che chiede l'indipendenza, che ci sono tutti in serie di legami. E dopo sì, una cosa se posso dire sul fiscal compact, no, è vero che, come si diceva, è una questione di rapporti tra il PIL e la spesa pubblica, quindi non è detto che noi oggi dobbiamo rendere tot, però non è detto che un domani, se cresce il PIL oppure se noi riduciamo la spesa, questo rapporto si diminuisce e quindi quello che dovremmo rendere. Sì, ho fatto un'obiezione prima a Filippi, la faccio anche a lei, sì. L'obiezione che normalmente si fa a questo è che per avere una perché che la cifra da sborsare si abbassasse un po', bisognerebbe che i cicli economici
raggiungessero dei livelli di aumento del PIL che non sono tanto prevedibili no, in questo momento. Da una parte, quindi, o dall'altra, dall'altra però, se possiamo agire dalla parte nostra, è quella di ridurre la spesa. Insomma, un po' di preoccupazione attorno a questo fiscal compact, secondo me, è giusto che ci sia, ecco, detto proprio onestamente. È stato un male necessario. Okay. Ecco, uno dei temi che maggiormente diciamo al centro del dibattito, seppur un dibattito così molto cauto e molto spento ci sembra, insomma, alla vigilia di queste elezioni europee, è proprio relativo agli strumenti, come dire, di politica economica da utilizzare per uscire, diciamo, da questa lunga crisi recessiva che ha investito anche l'Europa. E grazie fondamentalmente all'ingresso, diciamo, nell'economia europea della finanza speculativa. Allora, politiche di austerity da una parte e quindi giustificate dalla necessità di mettere in ordine, diciamo, i conti nei bilanci dei singoli paesi per dare, come dire, stabilità economica ai singoli stati, dall'altra parte invece rifiuto delle politiche così gravi di austerity e del fiscal compact, ad esempio, ridiscussione di questo tipo di politiche, perché si dice queste non solo non aiutano ad uscire dalla crisi, ma condannano i paesi che hanno un debito pubblico più elevato a soffrire ancora di più, ad avere ancora più disagi, proprio per questa necessità, come dire, di rispettare questo rapporto di 3%, che però è un rapporto tra deficit e PIL che risale al Trattato di Maastricht, che è un trattato del 1992, entrato in vigore all'inizio del 1993, e che era praticamente la condizione sine qua non per entrare nell'Unione Europea. Quindi noi ce lo portiamo dietro questo problema da molti anni. Allora, sentiamo un po' politiche di austerità, conti in ordine e bilancio, diciamo, sotto controllo, o invece una ridefinizione, ridiscussione di tutte queste strategie per uscire da questa politica di austerità e invece andare verso un rilancio dello sviluppo, e come? Partirei dal candidato Movimento 5 Stelle. Intanto dobbiamo tenere presente che la situazione dove siamo, che siamo, in cui versa l'Italia adesso, è dovuta a 20 anni di governo, e quindi i responsabili sono proprio chi ci ha governato in questi 20 anni. Prima cosa, dobbiamo mandarli via. Cioè, questo il tutti a casa del Movimento 5 Stelle è veramente un punto fermo per me, questo al 100%. E per quanto riguarda il discorso dell'austerity, anche noi diciamo che è impossibile andare avanti così. Se noi andiamo avanti con fiscal compact, con gli euro bond che verranno, probabilmente c'è già in intenzione dell'Europa di garantirli con diritti reali sui beni dello Stato, se riserve auree, beni patrimoniali o anche gettito fiscale futuro. Se non aboliamo il pareggio di bilancio, noi veramente andremo incontro proprio a un massacro sociale, a un taglio delle spese per il welfare, perciò per la sanità, per ma il Movimento 5 Stelle non è a favore degli euro bond come strumento, allora, diciamo, per socializzare, certo, i debiti pubblici? Euro bond veri, cioè nel senso una messa in comune del debito a seconda del peso economico, però non tutti sanno che c'è un'Europa, è già stato studiato e lo vogliono attuare in pochi mesi, un fondo che si chiama IRF, European Redemption Fund, e anche proprio il nome redenzione, sembra quasi che abbiamo un peccato e dobbiamo proprio ridurlo questo debito, in cui questi euro bond saranno garantiti dai diritti reali sui beni dello Stato. E perciò c'è un proprio ragionamento da banca dell'Europa che ci vuole quasi pignorare se non riusciamo poi a, no, a pagare i nostri debiti. Questo è inaccettabile.